Buongiorno amici, l'argomento del quale stiamo per parlare è relativo all'adozione dei cani di proprietà comunale. Un'iniziativa molto interessante, tenuto conto che all'anno l'amministrazione spende circa 3 euro al giorno per mantenere i cani nel canile. Con questa iniziativa, che consiste in realtà nella possibilità che i cittadini hanno di adottare un cane presente nel canile, l'amministrazione andrà a risparmiare oltre il 50% e il cittadino avrà il beneficio di non pagare la tassa sui rifiuti fino al concorso di 300 euro. Questa iniziativa è possibile portarla avanti grazie all'impegno, alla dedizione, all'amore che ha per i cani l'Associazione La Lega Nazionale per la Difesa del Cane. E adesso passiamo la parola a Francesco Vella. Ringraziamo subito a nome della Lega del Cane di Campania e del Nucleo Provinciale Guardie Zoofile, della Lega del Cane di Salerno, l'amministrazione e il sindaco Roberto Monaco, sempre sensibili all'argomento. E tenevamo a precisare questa cosa. L'idea nasce con l'idea di rivolgere uno sguardo premiale a quanto viene considerato un problema. Oggi riusciremo a rendere questi cani detenuti presso i canili convenzionati, ripensando all'idea stessa di canile, con un valore emotivo maggiore ed un risparmio economico che verrà inteso come un premio per un amore che verrà confermato nei confronti di questi cani detenuti nel Come canile. sarà possibile accedere a questo beneficio? Come sarà possibile adottare un cane del canile comunale? I cittadini potranno fare richiesta presso il Comando di Polizia Municipale con apposito modello che verrà predisposto e pubblicato sul Anche sito sul online sito, del certo. Comune, oltre che del Nucleo Provinciale delle Guardie Zoofile della Lega del Cane di Salerno, per cui verrà inoltrata domanda per i cosiddetti controlli preaffido che verranno svolti dalla nostra associazione. Il nulla osta comporterà la possibilità di adozione e quindi di raggiungere il premio che, grazie all'amministrazione, così come in pochi comuni in Italia siamo riusciti ad ottenere, verrà fatta per la prima volta anche a Campania. Bene amici, mi raccomando, prendete i contatti dovuti e adottate i cani che sono presenti nel nostro canile. Ciao a tutti amici e a presto.